Sai, tutto sommato preferisco l'altro concorso. Anch'io, però non è che possiamo partire dicendo questa cosa qua. Beh, sarà che siamo tristemente eterosessuali, quindi vedere foto di ragazze è più soddisfacente che vedere petti pelosi e... C'è anche qualche bel ragazzo, voglio dire. Peccato che non ce ne freghi nulla. Vabbè, No. comunque ci piace di più Miss QDSS, va bene? Ci piace la gnaffera e non ci piace tantissimo il ciuffello, però siamo contenti di annunciare che finalmente abbiamo dei vincitori, vincitori votati a furor di popolo. A furor di popolo e non solo. Perché sì, c'è stato un vincitore eletto dal popolo, eletto dal basso, con tantissime centinaia di like. Vedi che anche gli uomini hanno votato gli uomini, non solo le donne. E in più c'è un vincitore votato dalle ragazze. Quindi è sicuramente il più sexy. Sexy. Seschi. Non è detto, non è detto. È difficile essere sexy con dei Del prodotti del pesce, mare piantati addosso. del pesce. Piantato addosso, soprattutto se lo tieni addosso da qualche giorno. Però Comunque. dobbiamo dire come stanno le cose. Questi ragazzi sono i più coraggiosi dell'universo maschile su YouTube, sicuramente. Perché? Perché noi ci aspettavamo in effetti una partecipazione massiccia, cioè centinaia di migliaia di ragazzi pronti a vestire un totano pur di partecipare a questo concorso bellissimo dai ricchi premi. E invece ci siamo ritrovati con una scuderia più che striminzita di coraggiosi. Vabbè, striminzita, insomma, siamo arrivati quasi a un centinaio di foto, però. Ma centinaia di foto l'abbiamo fatto con le ragazze che sono il 4%! Però le ragazze sono state sicuramente migliori sotto ogni punto di vista, anche della bellezza. Bando alle ciance, vogliamo annunciarvi i nomi dei fortunatissimi e coraggiosissimi vincitori. Partiamo con il terzo Ma classificato. prima, siccome ci sono stati tanti partecipanti, io direi anche di far vedere qualche nome degno di nota. Sì, facciamo una carrellatina, dai, facciamo vedere qualche bel ragazzo. Musica! Voglio diventare vedova, 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 voglio diventare vedova, rinascerò, dimagrirò, di rosso fuoco i miei capelli tingerò, mi vestirò solo di nero. Bella, una bella carrellata con un sottofondo musicale di eccezione. Voglio diventare vedova, vedova, vedova. Ad ogni modo, volevo fare una cosa un po' più costruita per far vedere che comunque si erano. Cioè, c'è dell'impegno, cazzo, c'è dell'impegno. E invece dobbiamo parlare soltanto dei tre vincitori. Va bene, io partirei dal terzo classificato, che poi in realtà non è un terzo Non è, classificato. sono tutti primi nelle loro categorie, però la prima categoria è quella che potete già vedere tutti quanti, che quella è eletta dal popolo. Quindi, e vai col vincitore del popolo! Ecco a voi Mr. Inception. Il concept dello scatto è raffinato e filosofico. La banana viene addentata dal pesce, che viene addentato dal nostro modello, che a sua volta viene ingroppato da un cefalopode dallo sguardo intenso e penetrante. Una fisicità imponente che sprizza testosterone come un irrigatore da villa comunale. Un boxer dalla trama sbarazzina, che ricorda vagamente un brutto sogno, ma azzurro. Sul braccio sinistro vediamo un orologio da polso, simbolo del tempo che scorre, della vita che avanza. E se avanza, mettiamola in frigo, che almeno stasera non cuciniamo. Questo era bravo, bravo. Sì, bravo, coraggioso. Giustamente. Quindi Un adesso. primo posto meritato, meritato, anche Merita. se è l'unico posto da vedere. Comunque, Però meritatissimo. questo era il giudizio del popolo. E noi sappiamo che il popolo è sovrano, sì, ma non capisce un cazzo. Quindi adesso andiamo a vedere il vincitore votato dalle ragazze. Dalle ragazze, da un cospicuo gruppetto di ragazze di cui non saprete il nome.
Mister Treccine Rosse sfodera innumerevoli rimandi all'universo QDSSiano, implementando nella sua foto giochi di parole, allusioni, creatività e quel tocco di deflorazione mentale che è tipico del nostro universo. Sul cranio del nostro coraggioso concorrente, già vincitore, svettano un paio di corna, simbolo di fertilità presso gli Assiri, di onore presso i Vichinghi, di infedeltà coniugale presso di noi. Due trecce rosse pendono dall'elmo, forse appartengono al cadavere esangue dell'adultera, forse sono autoprodotte, non si sa. Sulla t-shirt vediamo un personaggio importante della politica interstellare, contestato per il suo atteggiamento di estrema destra, ma non si sa come amato da tutti. Nella mano destra, del tonno, nella mano sinistra, del merluzzo e sotto il mento delle alici in salamoia che completano il trittico di pesce. Un bel applauso! Vabbè, queste sono un po' fatte tradire dal faccino pulito. Capito, muscoletto, fisico asciutto, l'eleganza, la scelta ittica anche minore rispetto al vincitore del poi. Insomma, le ragazze hanno subito giustamente il fascino di un esemplare maschile e quindi non capiscono un cazzo neanche loro. Adesso andiamo al terzo vincitore. Il nostro vincitore, quello eletto da noi. Da noi. I veri cosi, cani della bacca, ecco. Mister Sadomaso sfida le rigide temperature di un paio di mesi fa, sfoggiando un conturbante torso nudo e immergendo i gioielli di famiglia in un'acqua limpida come il contenuto di una betoniera. Tiene in ostaggio due esemplari particolarmente appetitosi di Sparus aurata linneus, comunemente detto pesce coglione per via della sua intelligenza vivace. L'effigie del concorso viene indossata con sofferenza sull'epidermide, a mezzo nastro isolante. Il rossore nella parte centrale del petto indica numerosi tentativi falliti di adesione e lascia trasparire lo spettro di numerose imprecazioni verso il cielo. Il polpo sulla testa è un freddo spettatore, inerme e rassegnato a prender parte al concorso, senza palesare il benché minimo interesse. Di contro, lo sguardo di Mister Sadomaso è intenso e battagliero, proprio come la tinta del boxer che rimanda profumo di Afghanistan, polvere da sparo e fucili d'assalto. Mo, forza, tra i tre, ma Eo non è il più cazzuto questo qua. Insomma, messo lo scotch sopra il petto. Cioè, è lo scotch? Lo scotch. Il nastro isolante. Scusa, il mare, il pesce, non noti un leggero filo conduttore? Il pesce, i marinai che fanno quando fa freddo? Ma bevono lo scotch. Capito? È tutto collegato. Sta tutto. Comunque, complimenti ragazzi, avete vinto dei bellissimi premi che vi arriveranno a casa sotto forma di pacco regalo con dentro delle seppie e un chilo di cozze. Comunque stavo pensando che neanche questo avrebbe meritato la vittoria. Forse non capiamo un cazzo nemmeno noi di tutto il resto. Siete stati comunque grandiosi. Grazie a tutti per aver partecipato. L'anno prossimo lo facciamo solo con le donne. Perché voi non avete il coraggio di infilarvi un merluzzo su per il culo. Io ho sperato tantissimo che succedesse questa cosa, ma no, ce lo mettiamo sulla spalla, vicino all'orecchio. Su per il culo il merluzzo no, non va bene. È irrispettoso verso l'animale. Andate a fare gli animalisti da un'altra parte. Io avrei voluto vedere questa cosa. Ma non è etero, no? Sì, però mi fa ridere quando si mettono un merluzzo morto su per il culo. Non ci posso fare niente.